È Antonio Altieri, il vincitore della seconda edizione del premio di pittura intitolata Vittorio Amorosi, indimenticato sindaco di Alfedena, appassionato di arte. I 17 artisti partecipanti, di cui 4 bambini fuori concorso, hanno dato vita a un'estemporanea di pittura per le vie del Borgo Aquilano alle porte del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, dipingendo suggestioni ed emozioni di un territorio tanto caro a Vittorio Amorosi, ricordato con una retrospettiva allestita all'interno del Palazzo di Amicis a 10 anni dalla scomparsa per sclerosi laterale amiotrofica, alla cui associazione di riferimento, l'AISLA, è andata una parte dei proventi raccolti dal premio per sostenere la ricerca scientifica. Giuliana Amorosi, figlia di Vittorio e componente dell'associazione artistico-culturale Lovers Art, che ha organizzato l'evento e di cui è presidente Isabella Oddis, moglie di Amorosi, ricorda così il suo papà. La retrospettiva dedicata a papà a 10 anni dalla sua morte è stata fortemente voluta per far uscire fuori un lato diverso di papà. Molti lo hanno conosciuto come libero professionista o nelle sue diverse cariche politiche. Noi volevamo far vedere il lato artistico di papà, quello umano, quello più creativo, perché in questo momento credo ci sia grande urgenza di far vedere il nostro lato più umano, quello più vicino alle persone, quello di fare aggregazione, e tutto questo grazie proprio all'arte, perché è un veicolo validissimo per trasmettere questo tipo di concetti, di sentimenti profondi. La retrospettiva è composta da 118 opere. Gioia di vivere è il titolo che abbiamo dato a questa retrospettiva, perché vuole essere proprio un inno alla gioia di voler vivere nonostante tutto quello che può accaderci nella vita, e al fatto della grande forza di papà che ha dimostrato nel momento in cui ha dovuto affrontare questa malattia e di portarla avanti sempre con il sorriso finché insomma non ci ha lasciato. Quindi è un augurio, è un atto di coraggio ed è un invito a tutti quanti a voler vivere ogni giorno nel nostro modo migliore. La cerimonia di premiazione si è svolta all'interno del Parco Piazza di Alfedena, alla presenza di concorrenti, appassionati e curiosi. In rappresentanza del comune c'era il vice sindaco Paolo Monacelli. Sul podio del premio, dopo il primo posto di Antonio Altieri, anche Antonio Maziale, Gianni Maglio e Antonio Civitarese, che si sono aggiudicati i premi in denaro previsti dal bando e assegnati dalla giuria tecnica composta da 4 membri. Valeria Iallonardi, consigliera comunale di Alfedena, e gli artisti Nunzio Di Placido, Gea Albanese e Lino Alviani, amico di Vittorio Amorosi, che al TG8 racconta di un premio in crescita da un'edizione all'altra. Ci sono stati degli artisti più qualificati dello scorso anno, siamo riusciti a recuperare alcuni degli artisti delle passate edizioni che organizzavamo nel territorio. I criteri che abbiamo individuato sono la buona fattura dell'opera, se l'opera ha rispecchiato il regolamento, che doveva essere quello che rappresentasse una parte del paese di Alfedena, chiaramente. Per quanto riguarda la qualità dell'opera, andiamo ad individuare anche i particolari. Ci sono anche dei bambini? Sì, ci sono anche dei bambini, e ai bambini va dato spazio, quindi sarà dato non un premio ma un'assegnazione particolare, insomma.